Antonioni offre questo pallone per Graziani e c'è subito. Ancora Antonioni. Antonioni con un calcio di punizione e qui siamo già intorno al ventesimo, che impegna direttamente il portiere del Cesena Recchi. Poi ancora Galbiati, Galbiati che offre il suo pallone per Graziani, glielo rende, la palla poi arriva a Bertoni, c'è un rinvio ed è viene raccolto, ecco vedete, viene raccolto da Miani che appoggia a Pecci e Pecci prova un tiro da lontano. La palla finisce per arrivare a Casagrande, Casagrande tenta un tiro ma ancora una volta i difensori del Cesena riescono a mettere in angolo. Ecco il colpo di testa di Antonioni, avete visto, era il 29esimo del primo tempo, direi disinvolto, senza neanche troppo timore. Poi passiamo al secondo tempo e qui Antonioni credo faccia la sua prudezza. Mette questo pallone al centro, interviene Recchi, non trattiene, la palla arriva quindi a Massaro che pur avendo lo specchio della porta libero non riesce a mettere in rete. Rivediamo ancora, vedete che arriva in corsa, in gran corsa Massaro, ma non riesce a mettere a segno. Ancora Graziani, un tentativo in mezza giravolta e Graziani direi che oggi è stato veramente molto bravo. Ancora Antonioni, vedete, questa è un'azione che rivedremo ancora perché ha creato lì per lì qualche polemica, anche qualche perplessità. Cioè, questo tiro di Antonioni, il Recchi rinvia, c'è Graziani, poi Massaro che prende il palo, quindi Sacchetti che di testa mette in porta. C'è il terzino del Cesena, ecco, lo rivediamo ancora, il pallone sul palo e di testa il terzino del Cesena mette fuori. Da questa angolazione non si riesce evidentemente a valutare se il pallone era oltre la linea, però la sensazione è che magari l'intervento fosse buono. Ecco il gol che ha deciso poi la partita. Siamo al 34esimo del secondo tempo, Casagrande.